stitches. Ciao ragazzi, benvenuti nella cucina di Vivo Gluten Free. Finalmente caldo, finalmente gelato, coppa del nonno, molto molto simile all'originale, senza glutine, senza addensanti, con pochissimi ingredienti che sicuramente avete in casa. Attivate la campanella perché noi siamo sempre qui a farvi compagnia ed è un peccato perdere i nostri video. Ricordate che il glutine nel gelato, nei primi, nei secondi, colazione, pranzo, cena, è sopravvalutato. Attivate la campanella, ci vediamo dopo! Il segreto per un buon gelato cremoso e denso con questa gelatiera è che tutti gli ingredienti siano ben freddi. Quindi per primissima cosa facciamo la nostra moka per ottenere una tazzina di caffè. Nella tazzina di caffè bollente andiamo a sciogliere il caffè solubile, perché deve essere proprio una bomba di caffè, coppa del nonno. Sciogliamo per bene e una volta che tutto sciolto riponiamo in frigo. Questa è la fase preliminare. Una volta che abbiamo tutto ben freddo andiamo a frullare con un blender, frullatore, insomma l'importante è che lo zucchero venga tritato, sciolto, e che tutti gli ingredienti siano ben omogenei. Mettiamo gli ingredienti nel boccale del blender, la panna e tutti gli altri. Praticamente è già gelato. Sì, si è montata la panna. Guarda che meraviglia! Crema il caffè. Abbiamo inventato la crema. Ragazzi, se vi fermate qui è già buonissimo. Luca, che bella! Si è montata la panna. Io me lo metto qua, questo ci mette 10 minuti a cosa. Ottimo! Crema del nonno pronta. Gelato non si fa. Chiaramente, essendo il nostro blender potentissimo, ha già montato la panna e già abbiamo ottenuto una consistenza molto molto carina. Però insomma basta anche frullare e farlo venire più fluido. Adesso io lo metto comunque in gelatiera perché non è un gelato, comunque non ha la consistenza del gelato. Vedrete che dopo questi 40 minuti in gelatiera sarà davvero la coppa del nonno. Guardate che meraviglia! Per il momento è il caffè del nonno. Per il momento è il caffè del nonno, molto molto buono. Che si prende al bar e non sapete neanche se c'è il glutine, invece qui non c'è il glutine perché il glutine è sopravvalutato. Dio, io me la mangio così questa cosa. Ma soprattutto non è che tanto il glutine è sopravvalutato, è che sto coso al bar ve lo fanno pagare un sacco di soldi. Io non lo volevo dire perché poi faccio sempre la parte di quella tirchia, però sì, cioè su almeno 2,50 euro questa cosa scoppetta. Coppetta, bicchierino. Devo fare un crossover. Mangio un'altra ricetta durante questa ricetta. Allora, azioniamo la gelatiera e poi vi spieghiamo in due parole. Possiamo spiegare mentre. Ok, che tipo di gelatiera è? Accendiamo. Sempre una grossa emozione quando inizi a fare il gelato. Abbiamo fatto uno dei nostri soliti sondaggi su Instagram, quindi se vi piaceva l'idea del gelato, alcuni mi hanno chiesto il gelato senza gelatiera. Ragazzi, molto molto onestamente, questa gelatiera noi l'abbiamo pagata. Non lo so, ho mangiato. Ve la metto sotto in descrizione, però è una di quelle economiche. Io francamente 59 trovo 9 euro. Ok, io su Amazon.
francamente trovo diciamo antieconomico fare un gelato senza gelatiera in casa, perché comunque c'è bisogno di molto molto tempo, la ciotola grande per il ghiaccio, un sacco di ghiaccio, un congelatore molto molto capiente per mettere poi la ciotola piccola che va girata ogni tot di ore. Insomma, io ho trovato molto più furbo, diciamo, fare questo piccolissimo investimento. Le gelatiere in commercio sono tantissime. Se volete poi ci dedichiamo un... A me, io posso parlare seriamente con questo? Lo sai che tutti staranno a guardare me, nessuno farà attenzione alle tue parole. Fantastico. Comunque ti ho pannottato anche questo, non so come ho fatto. Ma è buono questo coso. Questo coso è buono, anche solo frullato, ragazzi. Non è buonissimo. No? No. 9? Non per niente. Si vede. Dicevo, se volete possiamo fare un video sui vari tipi di gelatiera. Vi parlo velocemente di questa. Questo è il tipo di gelatiera che ha il cestello refrigerante, c'è un liquido dentro che gela, quindi va posto questo cestello in congelatore 24-48 ore prima di fare il gelato. Dopodiché tutti gli ingredienti ben freddi vanno frullati, messi dentro, c'è una pala che gira e il programma in totale dura 40 minuti. Chiaramente, come credo in questo caso, se gli ingredienti sono già ben cremosi potrebbe durare anche meno, quindi state lì e guardate. Oppure al contrario, se non usate tutta panna ma fate metà panna e metà latte, sul sito Cucina 24 Ore trovate anche i miei gelati alla frutta con latte e panna, potete invece ripristinare, diciamo, il programma una volta finito, farlo riavviarlo di nuovo per avere un gelato un pochino più fermo, un pochino più cremoso. Ricordiamo che in questo gelato non c'è glutine, ma non ci sono neanche addensanti, ragazzi. Voi riuscite a fare gelato con zucchero, panna, latte e frutta o cioccolato o quello che volete, crema. Io lo trovo fantastico, delizioso. Questa è una ricetta facilissima, velocissima. In tre quartissima ci vuole un attimissimo e lei è riuscita a fare lo sproloquio e farla arrivare a 10 minuti. Ma scusa, sono io. Sicuro. Durerà 10 minuti anche questo. Ma sono in. Cioè, penso che siano le. Perché se no, sì, mettiamo tutto dentro, frulliamo e ecco il gelato. Ma. Non si vede Topolino. Ho dato le informazioni di servizio utili. No? Guardate. Mamma mia! Io in realtà faccio così, lo trasferisco su una vaschetta classica di gelato vuota, lo lavo e lo rimetto di nuovo in congelatore per la prossima. La volta che voglio fare il gelato. Se eliminate latte e panna, potete fare anche il sorbetto alla frutta, con tutta la frutta che volete. Naturalmente con panna senza lattosio o latte senza lattosio viene fuori anche un gelato per gli intolleranti al lattosio. Alla fine del programma la macchina si spegnerà da sola. E io però adesso la devo spegnere. La cosa importante è che quando gira non dovete fare questo, perché se fate questo... Hai preso il cucchiaio più piccolo che abbiamo in cucina, il più corto col manico più cortissimo. È buonissimo. Santo il cielo! Allora, appena il programma è finito, il gelato è un pochino cremoso. Se avete tempo lo mettete in congelatore e sicuramente si rassoderà un pochino. Un piccolo trucco, un piccolo segreto: se avete fretta e volete addensarlo un po' di più, mettete una mezzo cucchiaino di amido di mais. Oh. Il trucco furbo. Oddio, non lo si apre sto coso. Si deve girare. Trasferiamo il tutto in un contenitore. Io uso questo in vetro con il coperchio. Da mettere poi direttamente in congelatore. Congelatore. Lo ridico bene, se quando la pasta non è al dente, il cuoco è un deficiente. Io ce lo metto. Ingredienti: panna per dolci da montare, caffè solubile, cacao amaro, zucchero. E come tutte
tutte le cose, ragazzi, vanno sperimentate. Ebbene sì, con un attrezzo del genere riuscite, con la dose che trovate su cucina24ore.it, a fare un gelato senza gelatiera, perché ci siamo resi conto che queste lame montano benissimo. Quindi ottenete quella bella spuma che avete visto, potete riporla in congelatore e mischiare periodicamente per ottenere un simil gelato cremoso, oppure come abbiamo fatto noi con la nostra gelatiera. Questa gelatiera permette veramente di ottenere un gelato buonissimo, con 3000 varianti che noi adesso vi andremo a deliziare così quest'estate. E niente, vi lascio all'assaggio che ci siamo concessi in giardino. Come sempre vi invito a seguirci su Instagram, perché lì riusciamo ad essere molto più attivi. Pubblichiamo 3 ricette al giorno, pubblichiamo anche tantissime storie che facciamo io e quell'uomo lì dietro che sta. Sì, quell'uomo! Quell'uomo dietro alla telecamera, che insomma c'è, perché ce l'ho in casa, quindi spesso spesso e volentieri appare in video, e potrete vedere come risolviamo pranzi, cene, soprattutto con la bella stagione speriamo di fare qualche giretto. E eccolo qui che arriva. Su Telegram siamo ancora più stretti, uniti, perché niente, lì chattiamo proprio, quindi insomma c'è un mondo da scoprire. Mi raccomando, stateci appiccicati come delle cozze. Vi lasciamo. Perché dici sempre quando arrivo che io voglio arrivare e fa puff? E tu dici sempre quando arrivo. Scusa. Che barba, che noia. No, non sta arrivando nessuno, sono da sola, sono completamente da sola. Guardate come sono da sola, sono proprio da solissima. Non è vero. Oh, ma davvero sei qui con me? Oh. Io questa cosa non la monterò. No, assolutamente no, ti spezzo le mani. Ciao ragazzi, vi lascio all'assaggio. No, non me ne vado, sto qua. Vuoi assaggiare?